Ta-da! Ciao, oggi faccio il mio primo video di vendita online, come mastrotta diciamo. Allora, ho da vendere per questo video un po' di materiale fotografico, perché io mi sono fatto diciamo il mio standard, quindi tante cose ben tenute comunque le devo dar via, perché se no sono qui a fare la muffa. Dunque cominciamo con la compatta, la Lumix Panasonic. Questa è una bella macchinettina che ho utilizzato tanto, ben tenuta, insomma, vedete, già ancora sì, c'è dentro poca batteria, adesso infatti si sta spegnendo. Questa è una buona macchina, un 16 megapixel con obiettivo Leica, quindi per diciamo gli intenditori, che non sono io un intenditore, però dico per intenditori è un ottimo obiettivo. Questa macchinetta qui ha, vabbè, logicamente la sua pila di dotazione e 6 e, che ho comprato io tempo fa, un'altra piletta originale della Panasonic. In più, vabbè, la sua custodia stupidatina, però insomma è qualcosa in più. Logicamente diciamo è ben tenuto il tutto, ma ha i segni del tempo, ecco, tutto ben funzionante e poi vabbè, su carica batteria. Di questa però purtroppo non ho la scatola originale. Per il prezzo non lo dico, cioè non vi dico il prezzo, perché preferisco fare una trattativa privata, dirvelo in privato, ecco. Quindi adesso alla fine del video metterò i contatti, le mail le guardo sempre. Quindi questa è una. Poi la seconda cosa è questa qua. Io ho già messo l'annuncio su Facebook, su che appunto vendo questa macchina fotografica qua, EOS 1200D, però non ha l'ottica, è soltanto il corpo macchina. E vabbè, poi metto le foto di quanto c'è dentro la scatola, non sto qua a smontare tutto, però me la cavo. Dunque, dicevo, l'unica cosa che manca è l'ottica, però la macchina ha ancora la garanzia, quindi siete coperti nel caso succeda qualcosa, e una batteria originale anche qua di scorta, e oltre a tutti i libri interni, varie software eccetera eccetera, c'è questo manuale che mi ero scaricato, mi sono scaricato tempo addietro, a colori, praticamente tutto a colori, quindi potrebbe anche essere utile. Sì, logico, non è portatile, perché vabbè, insomma, malloppone abbastanza grosso, però può servire per esempi, per tutto diciamo, ecco, e anche per scorta, vedete che ha tutto proprio gli spaccati eccetera eccetera eccetera. Penso che poi non ci sia più niente, parlando di fotografie, c'è questo Tamrac, l'ho visto, mi piaceva, Expedition 5, come voi sapete nei miei video io l'inglese non lo so. Questo è un ottimo zaino, veramente bello, poi di una buona marca, bella resistente, mi è stato consigliato da un mio collega, non me ne frego un cazzo, però ve lo dico, mi è stato consigliato da un mio collega che fa foto da molti più anni di me ed è molto più bravo di me, quindi se ne intende. Mi ha detto, prendi quello lì che ci sta dentro tutto, e in effetti ci sta davvero dentro il mondo, però io perché non lo do via? Purtroppo io ho un brutto difetto,
compro, poi mi rendo conto che quello che serve, almeno a me, è il minimo indispensabile. Questo lo ammetto, l'avrò usato solo una volta per fare un giro in montagna. Basta, non ho più usato. Credeteci sì, credeteci no, potete vedere comunque le condizioni, che è intonso. Questi, vabbè, li ho montati, che sono tutti i suoi divisori con gli strappi. Faccio vedere, lo sposto la telecamera perché sennò... Tutti i suoi divisori. Ah, è bello perché... Bello perché è molto resistente, veramente ha una resistenza, è molto, proprio massiccio come zaino. Questi sono tutti i divisorini interni. Ah, le sue pastine qui, trasparenti. Io vi faccio vedere, io vi elenco tutto quello che state vedendo, perché ci sia molto di tecnico da dire. Taschini qui, con i suoi taschini sempre interni, tasche ovunque praticamente. Questo qua, questo è le fibbiettine per il cavalletto, non fini dentro, così. E poi per fermarlo, lo puoi fermare qua, dentro la sua taschina. Facciamo una cosa, va? Sbasso un attimo. Così. E qui, infatti, per la sua tasca con rinforzo dove infilare il cavalletto. Poi c'è il tascone davanti. Così. Tutto bello imbottito. E altre tasche qui per altri eventuali cavalletti, o se volete mettervi qua il cavalletto, fate quel cacchio che non avete voglia. E cosa bella è che è molto, cioè, come si dice, anatomico praticamente, qui la schiena non ve la stanca in pratica. Tasche, sì, ciao, tasche, mi si chiamano queste cose qua, le bretelle sono imbottite per ogni comfort. E questo è quanto, sistemo tutto il negozio. Niente, come detto, sia per uno che per l'altro articolo, il prezzo non lo dico, se volete, se siete interessati, chiedetemi quello che volete, la mail è questa, guarda che bello, in sovrimpressione, scrivete capodrum@libero.it. Il telefono non ve lo dono per qualcosa, ma come detto prima, se mi chiamate durante l'ora di lavoro, io non posso rispondere, perché non posso. Quindi appuntamento al prossimo video con i prossimi articoli.